Eccoci in diretta con le Pink Bari. Oggi saranno all'Olimpico per la partita durante la manifestazione di padre in figlio. Domanda di rito perché siete state grandiose, cosa ha significato per voi rimanere in Serie A? Allora, ciao, dopo un anno di, diciamo, di alti e bassi tra sofferenze e gioie, dopo tre spareggi, l'ultima partita è stata, con la vittoria, è stata un'emozione fantastica. Un urlo ti è uscito quando poi sei rimasta? Più di uno, è stata una gioia immensa, cioè tipo una liberazione. Immagino. Sensazioni, emozioni tue? Beh, le mie emozioni, come ha detto lei, sono state un po' di liberazione proprio quando abbiamo fatto l'urlo. Eravamo un po' ansiose, però eravamo anche consapevoli che ce la potevamo fare e che avevamo le capacità per, diciamo, riuscire nella vera e propria impresa che è stata la salvezza. Vabbè, le mie idem, ovviamente. Non vedevamo l'ora che finisse questa guerra, perché per noi sono state tre guerre, comprese l'ultima. E niente, al triplice fischio una gioia immensa, perché finalmente ce l'abbiamo fatta. Per me invece penso siano state emozioni più forti, magari rispetto a persone che hanno già esordito, sono già esordite in un campionato di Serie A, perché per me era il primo anno, quindi emozioni fortissime. Cos'è cambiato quest'anno con l'ingresso della Juventus, di squadre che comunque hanno cambiato un po' il livello del campionato? Beh, per quanto mi riguarda, io penso che la Juventus è stata una squadra con una mentalità rara, una mentalità vincente che ha portato appunto ad esordire nel primo anno in Serie A e quindi ha portato a vincere lo scudetto. Questa è stata la cosa che ha colpito me, ma penso anche tutti. Ah, l'inserimento di una squadra come la Juventus, che è già nel maschile a livello nazionale, europeo, mondiale, è tra le migliori, quindi che Europeo, dico niente. anche europeo, Juventina. anche europeo, è stato un vantaggio per il calcio femminile, perché ha portato molte ragazzine ad avvicinarsi a questo sport, sentir dire: ah, c'è anche la Juventus in un campionato femminile, è una cosa molto bella, quindi molte ragazzine si sono avvicinate al calcio, quindi è stata una cosa molto positiva. Beh, anche io da Juventina condivido con Romina. È molto bello sentirsi dire che in un campionato femminile c'è anche una società di questo livello. Quindi è una cosa che ci dovrebbe entusiasmare ancora di più. Invece una domanda adesso, le vicende del Brescia Calcio, quanto può dispiacere anche per due ragazze che una squadra così decida di non iscriversi al campionato di Serie A? Vabbè, sicuramente tanto, però non lo so come si dice, se è una conferma che non si iscriverà, non lo so. Però sicuramente, ripeto, alle ragazze dispiacerà tanto perché ha una storia il Brescia. Adesso tutte e quattro insieme un invito all'8 di giugno, finale, cioè Italia-Portogallo, nazionale femminile. Cosa potreste dire al pubblico per poterlo andare Di andare allo stadio e di fare per l'Italia, a perché vedere? Ovviamente. perché non essendoci i maschi in un campionato mondiale, esserci delle donne è sempre un valore aggiunto per l'Italia, quindi andate a vedere il calcio femminile e di fare la nazionale femminile di calcio. Adesso voglio lo stesso urlo che avete fatto quando siete rimasti in Serie Lo facciamo tutti insieme? Sì, Dai, dai, tutte insieme. un urlo che abbiamo fatto quando siamo rimasti. Così Sì, ognuno. dai, un grido, che poi così. Allora ti facciamo un grido e poi ti cantiamo una canzone che ci ha accompagnato in questo percorso. Sì. Ok. 1, 2, 3, grido. Dai, Dai, 1, 2, 3. sì!
poi la nostra canzone è stata, vai, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.